23 agosto 1868. Nasce a Garnet in Kansas Edgar Lee Masters. Vive in diversi piccoli centri dell'Illinois, fino a quando, divenuto avvocato, si trasferisce a Chicago. Immerso nell'intensa vita culturale della città, Masters tenta i suoi primi esperimenti poetici, che passano però inosservati. È la lettura di elegia scritta in un cimitero di campagna di Thomas Gray e quella degli epigrammi greci dell'Antologia Palatina ad ispirargli il suo capolavoro, l'Antologia di Spoon River, pubblicata fra il 1914 e il 1916. Le poesie della raccolta rappresentano le meditazioni dei morti sepolti nel cimitero di una piccola città. In poche righe, ciascuno di loro riassume il senso, spesso amaro o malinconico, della propria esistenza. Dal coro delle loro voci emerge anche un ritratto impietoso dell'infelicità, della meschinità e dell'ipocrisia della vita della provincia americana. Che cosa vedete adesso? Globi di rosso, giallo, porpora. Un momento. E adesso? Mio padre, mia madre e le mie sorelle. Sì. E adesso? Cavalieri in armi, belle donne, visi gentili. Provate questa. Un campo di grano, una città. Benissimo. E adesso? Una donna giovane, angeli chini su di lei. Una lente più forte. E adesso? Molte donne dagli occhi vivi e labbra schiuse. Provate questa. Soltanto un bicchiere su un tavolo. Ah, capisco. Provate questa lente. Soltanto uno spazio vuoto. Non vedo nulla in particolare. Bene, e adesso? Pini, un lago, un cielo d'estate. Questa va meglio. E adesso? Un libro. Leggetemi una pagina. Non posso, gli occhi mi sfuggono di là dalla pagina. Provate questa lente. Abissi d'aria, ottimo. E adesso? Luce, soltanto luce che trasforma tutto il mondo in giocattolo. Benissimo. Faremo gli occhiali così.